È stato qua il 22 luglio, è venuto a salutarci. Pomeriggio, impassibile come se nulla fosse. Dopo aver ucciso Carmela Fabozzi, la pensionata 73enne, trovata morta qui in questa corte a Malnate dal figlio, Sergio Domenichini è andato al bar come se nulla fosse. Parto per le vacanze, ci vediamo attorno al 18. E gli ho detto buone vacanze. Ornella ci racconta di un uomo lontano da quello che si è svelato essere. Lo conoscevo bene, veniva mattino, pomeriggio, sera, una persona che parlava, una buona chiacchiera. Ad esempio ho prestato servizio anche per mio marito che è stato operato, l'ha portato a fare delle visite, tutto quanto. Una persona alla mano, per come lo conoscevo io, guardi, infatti sono rimasta allibita. Ornella resta in contatto con Sergio anche durante la sua vacanza al mare a Lignano Sabbia d'Oro. Ho anche dei messaggi su Messenger che mi mandava, mi faceva vedere quello che mangiava, insomma la spiaggia, lui la compagna, insomma come se nulla fosse, ecco. Il profilo che aveva con me era Vitara Sergio, mi hanno detto che ne aveva 4, se non sbaglio. Non solo. Anche il giorno che l'hanno arrestato è stato qua verso le 3:30, chiedendo se poteva bere il caffè, però chiaramente stiamo facendo dei lavori per cambio gestione e le abbiamo detto no, guardi, non fa, va bene, allora ci vediamo fra qualche giorno, ma proprio tutto pimpante, come sempre, ecco. Mai cambiato umore, mai cambiato, insomma, da dire una preoccupazione, niente. Come se nulla fosse. Ornella ancora non crede a quello che è successo. Incredibile, mai più pensavo una cosa del genere di questo personaggio. Lo reputavo una degna persona, invece guardi. Il signor Domenichini aveva in mano la tessera, conosceva il PIN, ha eseguito un prelevamento di 500 euro, cioè il massimo che può essere prelevato in un giorno. Gianni Galbiati è un 63enne non vedente, vive qui a Malnate, è stato truffato da Sergio Domenichini. Gianni ha conosciuto Sergio qualche mese fa, doveva recarsi in un paese qui vicino per una visita medica. La sua associazione non aveva volontari disponibili. Ho telefonato a Varese e mi hanno detto verrà il signor Domenichini. È venuto il signor Domenichini e insieme a un'altra persona mi ha trasportato alla clinica Mater Domini. Gianni fa la visita di controllo, poi va allo sportello per pagare. Lì sono stato ingenuo e ho detto alla signorina il mio PIN. Una volta pagato gli viene restituita la tessera. L'ha presa lui e non me l'ha restituita. A questo punto i giochi sono fatti. Sergio Domenichini riporta a casa Gianni, mentre il presunto complice gli preleva 500 euro. Sono andato dai carabinieri e ho denunciato il signor Domenichini. Gianni aveva avuto subito un cattivo presentimento. Sin dall'inizio mi ha dato l'impressione di una persona melliflua, di una persona che eseguiva il servizio di volontariato, ma non con lo spirito benefico. Ancora non si capacita di quello che è successo. Fino a quando si fosse fermato a dei furti, è un conto, arrivare a un omicidio, quello non l'avrei pensato mai.